Il forum della comunicazione per noi è un momento di confronto con altri operatori di questo settore, sia imprese di comunicazione, sia aziende e imprese di altra natura, considerando che nel nostro modello, che presenteremo poi più tardi, l'impresa non è solamente quella che è dotata di ragione sociale, ma è in genere tutto quello che costruisce un percorso per raggiungere un obiettivo. Noi siamo qui per confrontare il nostro modello, o piuttosto i nostri modelli che abbiamo costruito in 30 anni di attività, che festeggiamo proprio in questi giorni, e per confrontare i nostri modelli con le proposte e le idee che emergono dai dibattiti e dai talk show che sono stati organizzati. E quindi il forum per quest'anno è un ulteriore momento di verifica e per identificare quelli che saranno gli ulteriori contenuti del nostro progetto di mappa aumentata. Perché è necessario confrontarsi con il tema hashtag mappa aumentata? Allora, noi abbiamo scelto mappa aumentata come hashtag perché il problema della mappa è il problema fondamentale che ci troviamo di fronte tutte le volte che parliamo di digitalizzazione, proprio perché lo scenario che abbiamo di fronte continua a cambiare e la mappa è diversa per ognuno dei protagonisti di questo mondo. In particolare noi lavoriamo molto sull'ambiente 4.0, non solamente legato all'industry 4.0, ma a tutte le attività che sono sviluppate intorno alla digitalizzazione, che proprio non fa altro che aumentare la nostra mappa. I punti di riferimento continuano a muoversi proprio perché ci sono, come diremo poi nel nostro intervento, due problemi che sono legati alla distorsione spazio-temporale. Oggi abbiamo un mondo che per la tecnologia vediamo sempre più piccolo, perché possiamo collegarci con i posti più diversi in pochissimi secondi, ma non siamo capaci di dare una dimensione al mondo digitale, che ci appare sempre più sfuggente. Allo stesso modo abbiamo la vita media che aumenta sempre di più, ma il tempo che possiamo dedicare a prendere decisioni è sempre più corto. Per cui ci serve una mappa che ci permetta di posizionarci, di capire dove siamo. E questa mappa dobbiamo prendere in considerazione perché si muove indipendentemente dalla nostra volontà e quindi se non ci stiamo attenti non sappiamo dove siamo. Quali sono le prossime opportunità aumentate per chi lavora nel mondo della comunicazione? Beh, allora, il mondo della comunicazione a nostro avviso ha solo delle opportunità aumentate. Mi riferisco solamente al mondo 4.0 perché è la parte del nostro intervento ed è una delle attività che noi sviluppiamo maggiormente tutti i giorni. Diciamo che oggi quello che cambia radicalmente con la digitalizzazione non è tanto la tecnologia, ma sono i rapporti fra le persone. Quindi avevamo prima delle modalità di comunicazione fra persone e persone, quindi l'emittente e il destinatario erano una persona. La tecnologia ha fatto sì che una persona parlasse con una macchina trasferisse ad un'altra persona dell'informazione. Oggi abbiamo uomini che parlano con macchine che parlano con macchine, uomo che parla con macchina, uomini che parlano con macchine e quindi tutto questo diventa decisamente complicato. Questo, ritorno alla mappa di prima, ma soprattutto alle opportunità, perché se noi consideriamo il progetto Industry 4.0 che considera lo sviluppo tecnologico e la parte di formazione, fra virgolette, possiamo vedere immediatamente che non possiamo più pensare alla formazione come si faceva un tempo, ma deve essere qualcosa di completamente diverso, qualcosa che viene fatto mentre agiamo. E questo è il modello, fa parte del modello che presenteremo oggi e che utilizziamo da ormai parecchi anni, quando ancora il 4.0 non si chiamava così.